Ciao a tutti! Oggi prepareremo le polpette di peperoni. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 25 minuti. Gli ingredienti sono pan grattato, mortadella, scamorza, peperoni, sale, cipolla, prezzemolo, olio, uova, parmigiano e pepe. Diamo il via alla ricetta. Inseriamo nel boccale il parmigiano e il prezzemolo. Andiamo a tritare per 15 secondi a velocità 7. Adesso andiamo a mettere da parte. Adesso uniamo all'interno del boccale la mortadella e la scamorza. Andiamo a tritare anche questi per 15 secondi a velocità 7. Andiamo a mettere da parte anche questo trito. Inseriamo adesso nel boccale la cipolla e andiamo a tritarla per 5 secondi a velocità 7. Adesso uniamo l'olio. Andiamo a insaporire per 3 minuti, 120 gradi, a velocità 1. Andiamo adesso i peperoni. Il sale e un po' di pepe. Andiamo a cucinare per 18 minuti, 100 gradi, velocità 1. Adesso uniamo il parmigiano con il prezzemolo, il pan grattato, la mortadella con la scamorza e le uova. Chiudiamo e andiamo ad amalgamare per un minuto a velocità 7. Il composto è pronto, facciamolo raffreddare un attimo e poi andiamo a formare le polpettine. Adesso andiamo a formare le polpettine. Prendiamo un po' di composto, diamo la forma della polpetta, passiamola nel pan grattato. E andiamo posizionarlo in piatto e così via fino a quando non finiremo tutto l'impasto. Dopo aver formato le polpette, metterle in una teglia con carta da forno, irrorarle con un filo d'olio e andarle a cuocere in forno a 180 gradi per 20 minuti. Polpette di peperoni. Grazie e alla prossima ricetta!